rinata, sai, per il crimine son guai. Sherlock Holmes, indagherai, morto il robot, sempre accanto avrai. E il futuro diverso sarà, il destino cambierai. Prendere un colpo. Scusa, non sarebbe ora di concederti una pausa? Altro che... Ma non lascerò che Mike mi batta in dirittura d'arrivo. Tu l'hai già battuto nell'unica vera gara che conta per me. Già, ho vinto la ragazza e ho perso il mio migliore amico. Oh, scusami tanto, tesoro mio. Senza volerlo ti ho graffiato il collo con l'anello. Che sia di cattivo auspicio? Ma va, figurati, non sono così superstizioso. La furbizia. Arrenditi, lui! Neanche per sogno! Non permetterò a voi sbirri di farmi il lavaggio del cervello, chiaro? Non facciamo il lavaggio del cervello. Modifichiamo gli istinti criminali con un trattamento scientifico. Dubito fortemente che lui possa cogliere questa sottile differenza. Ah sì? Beh, glielo spiego meglio mentre lo porto alla centrale. Vado ad arrestarlo. Sì, ce l'ho fatta! Sei proprio sicuro? Avanti, arrenditi! Puoi scordartelo! Ehi! Stia più attento, signore. In questa cassa ci sono cuori umani congelati, come sospettavamo. Fatti coraggio, lui. Confessa. A chi è destinata la consegna di cuori umani? Io non lo so, faccio solo da mediatore. Commercio di organi, ovvero traffico illecito di organi umani trafugati. Ai miei tempi nemmeno Jack lo Squartatore si sarebbe abbassato a tanto. Continua a fare resistenza e più severa sarà la punizione che riceverai, lui. Il traffico illecito di organi è un reato gravissimo. Ti conviene collaborare. So solo che oggi ci sarà un'altra consegna, ma ho dimenticato dove avrà luogo. Oh, magari durante il viaggio alla centrale ti si rinfrescherà la memoria. Ispettore Lestrade, c'è stato un furto in un laboratorio privato di un rigeneratore ematico sperimentale. Un dispositivo che si utilizza nei trapianti chirurgici. Potrebbe essere collegato al traffico illegale di organi. Si rechi sul posto. Non posso, ho appena acciuffato lui, l'informatore. Sto venendo in centrale. Va bene, ho capito. Allora mandi Holmes. Chissà che non riesca a combinare qualcosa. La sua fiducia nelle mie capacità è commovente, ispettore. Mi dica, signor Etterly, la cassaforte in cui era custodito si apre con un tocco della mano? Della mia mano. Ora le mostro. Affascinante. Si apre con l'impronta del suo pollice? Non solo, ma anche con la mia configurazione bioelettrica e mappa cromosomica. Impossibili da falsificare. Non so come abbia fatto Mike. Mike? Michael Uten, il mio ex socio ed ex amico. Lavoravamo insieme al progetto finché non abbiamo litigato. Il fatto di essere entrambi innamorati della stessa donna ha incrinato la vostra amicizia. Ehi, lei come fa a sapere di Jill?
La foto sulla sua scrivania ritrae lei con un braccio intorno a una ragazza, Jill. Sorridete entrambi e sembra esserci un'intesa fra voi due, mentre l'altro ragazzo ha l'aria tutt'altro che compiaciuta. La fotografia è stata scattata in questo laboratorio e il ragazzo ha in mano uno strumento di precisione, il che mi fa capire che si tratta del suo ex socio Michael. Lei è proprio in gamba, amico. Ci ha azzeccato in pieno. Non ha voluto accettare il nostro fidanzamento. Che mi dice delle tracce di sangue sulla scrivania e del cerotto che ha sul collo? In che modo si è ferito? Se pensa a Victor è fuori strada, è un graffio che mi ha procurato Jill con il suo anello. È stato un incidente. A volte non c'è confine tra ciò che è accidentale e ciò che ha una motivazione reale. Venga, Watson. Andiamo a far visita al signor Uten. Voglio chiedergli che cosa sa riguardo al furto del rigeneratore ematico. Ultime notizie. Le violente piogge che si sono abbattute sulla nostra regione negli ultimi giorni sono cessate. Uten Rospo, lui, cosa sai esattamente? Le dispiacerebbe rallentare un pochino? Io soffro il mal d'aria. Davvero, mi dispiace. Beh, in questo caso vedrò di arrivare a destinazione il più in fretta possibile. Prenderò la scorciatoia. Allora, ti è venuta voglia di parlare? I rigeneratori ematici sui quali sia lei che il signor Etterly state lavorando, quale funzione hanno esattamente? Quella di far coincidere un gruppo sanguigno, un campione di tessuto, con il DNA del paziente. Rivoluzionerà il concetto stesso di trapianto. E farà anche la fortuna degli uomini che l'hanno ideato. Degli uomini? Oppure di un uomo? Che fra me e Victor ci sia una rivalità non è un segreto, ma non avrei potuto rubare la sua versione del rigeneratore ematico come lui non può rubare la mia. Può spiegarsi meglio, signor Uten? Victor utilizza il suo pollice, io invece uso gli occhi. Disponiamo di sistemi di sicurezza bioelettrici. La serratura della cassaforte è improntata sulla mia retina e si apre solo quando riconosce i miei occhi. Potrebbe mostrarci il suo funzionamento? No, sono spiacente. Lo scopo di una cassaforte è di tener segreto ciò che contiene e non di rivelarlo. E ora, se non avete altre domande... No, per il momento può bastare. La ringrazio, signor Uten. Se ne sono andati. Sarà meglio che me ne vada anch'io. Victor potrebbe insospettirsi. Cosa facciamo ancora qui? Pensavo che il nostro compito fosse finito. Stiamo aspettando che esca dal laboratorio la fidanzata del signor Etterly. La signorina Jill Foxworth? Che cosa le fa credere che sia lì dentro? Il berretto rosso sul banco da lavoro. È un berretto femminile, quindi non può essere del signor Uten. Finalmente, come immaginavo. Computer, aumenta il volume. Oh, Michael, secondo te hanno qualche sospetto? No, vedrai che non scopriranno niente. Questa sì che è una sorpresa. Jill e Michael sembrano essere complici. Dei complici con un legame affettivo. E adesso cosa sta facendo? Prima di formulare un'ipotesi mi servono ulteriori fatti. È indubbio che il comportamento della signorina Foxworth merita la nostra attenzione. Accidenti, qui rischiamo di schiantarci sul serio. Allora, okay, dove hai detto che verrà effettuata la prossima consegna? Adesso ok, dico tutto. Sono tutto orecchi, lui. Io sono solo la punta dell'iceberg, ispettore. E adesso dove starà andando? Computer, ingrandisci l'immagine al massimo. È Fenwick. Cosa c'entra il tirapiedi di Moriarty in questa faccenda? Moltissimo. Lui ha le conoscenze tecniche perché il colpo abbia successo. Ah, ecco lo scambio. Ma di che colpo sta parlando? E cosa se ne fa Fenwick dell'impronta delle labbra di Jill? Non è quello che gli interessa, ma quel che era sulle labbra. Bene, bene, se n'è andata. Forse una visita alla clinica medica ci permetterà di cogliere il significato della scena a cui abbiamo assistito. Holmes! Lui ha confessato da dove parte la prossima consegna. Sì, da una clinica del quartiere medico. Watson e io siamo già sul posto e iniziamo a investigare. Ma come fa a saperlo? Niente, lasciamo perdere. Non intervenite finché non arrivo. Le faccio le mie scuse, ispettore Lestrade, ma dobbiamo battere il ferro finché è ancora caldo. Holmes, no, aspetti, non chiuda. Ha interrotto la comunicazione. Meglio che ti tieni forte, lui. No, la prego, basta! Thank you.
Fra poco vi faremo un prelievo del sangue. È orribile. Stanno approfittando della buona fede di quella gente. No, è incredibile, Holmes. Tutto questo è mostruoso. Altro che. E tutti gli indizi sembrano puntare contro Monsieur Fenwick. Oui, ma Monsieur Fenwick ha una pistola puntata su di voi. E ha una gran voglia di prendere il grillet. Moriarty sarà entusiasta di aggiungere il suo cuore alla sua collezione. Mi sembra che abbia già collezionato abbastanza organi. Le assicuro che sul mercato nero non ce n'è mai abbastanza. E adesso alzate le braccia, senza scherzi. Che cosa aspetta a obbedire, Watson? Con vero piacere, Holmes! Questo per raffreddare l'ambiente. Caricate il furgone, ce ne andiamo subito! Abbiamo un problema, purtroppo. Temo che abbiamo più di un problema. Henwick ha bloccato la porta. Non si muove, siamo in trappola! Questa stanza è come una cassaforte. O meglio, come un frigorifero. Dobbiamo fare in modo di tappare quel tubo. E infatti, il freddo potrebbe bloccare i miei alimentatori. E il collegamento con la centrale è già saltato. Come vanno di fretta? Loro vanno di fretta? Sono loro che vanno di fretta? Senta, preferisco buttarmi dall'auto in corsa piuttosto che restare qui. Mi fermerei volentieri, ma devi venire con me. Gli analizzatori indicano che Holmes e Watson sono in quell'edificio e qualcosa mi dice che hanno bisogno di una mano. Fantastico! Adesso sono socio di uno sbirro! Coraggio, non ci resta molto tempo. Bravissimo, Watson. Quel barattolo sembra avere la giusta circonferenza. Bene, per un po' possiamo stare tranquilli, ma dobbiamo uscire da questa trappola prima che la pressione spacchi i tubi con un effetto dirompente. Sì, siamo qui! Anche se in questo momento preferirei trovarmi all'esterno! Ci faccio uscire da qui! Ci penso io! Allontanatevi dalla porta! Grazie, ispettore. I colpevoli si saranno già allontanati. Dobbiamo far evacuare le persone che si trovano in questo stabile prima che esploda. Ok, dividiamoci. Controlliamo in tutte le stanze. Tu vieni con me, lui. Se lo scordi, mi ha preso per il buon samaritano? Le ricordo che sono un delinquente. Dirò al giudice di tenerne conto. L'edificio è vuoto, non c'è più nessuno. E così Fenwick è riuscito a scappare e le prove sono andate distrutte nell'esplosione. Se mi aveste aspettato, le cose sarebbero andate diversamente da così. Catturare Fenwick sarebbe stato disastroso per il successo delle indagini. Ma che cosa sta dicendo? È uscito di senno per caso? Tutt'altro, Fenwick deve ancora utilizzare la busta che gli è stata consegnata da Jill Foxworth. E a questo proposito, ritengo necessario fare un'altra visita alla signorina. Venga, Watson. Holmes? Holmes! Si abituerà anche lei. Io ho dovuto farlo. No, è tutto il giorno che non sento Jill e le confesso che la cosa non mi piace. Non deve preoccuparsi, signor Etterly. Sono certo che si farà viva molto presto col rigeneratore ematico che le ha rubato. Vorrebbe farmi credere che è stata Jill. Ma non dica sciocchezze. È stato Mike, non ci sono dubbi. L'unica cosa che so con certezza è che Mike è legato alla sua fidanzata. Ma fino a che punto? Non posso precisarlo. Cosa? No, non le credo, si sbaglia. Abbia pazienza, signor Etterly. La verità verrà a galla molto presto. Mike e Jill. Ancora una volta ci ritroviamo qui appostati in mezzo agli alberi. Però non voglio chiederle per la seconda volta il motivo. È meglio così, anche perché se riflette attentamente ci arriverà da solo. Ah, ecco la prima parte della risposta. Che facciamo, lo seguiamo? E a quale scopo, Watson? Ricorda cosa ha detto Mike a Jill? Le ha detto: vedrai che non scopriranno nulla. Sì, ma a cosa si stava riferendo? Semplice, al dispositivo che hanno rubato a Victor. Sono implicati nel traffico degli organi, è evidente. L'unico reato di cui il signor Uten è colpevole è di possedere un cuore trafitto dalla freccia di Cupido e una fiducia totale nella sua innamorata che gli costerà cara. Jill Foxworth? Pensa che voglia trafugare il secondo rigeneratore? Proprio così. Avevamo la risposta sotto il naso già da parecchio tempo. Occhio e cervello, Watson. Non ci resta che aspettare.
sta uscendo. E quello che ha con sé è il rigeneratore ematico. Che facciamo? La seguiamo? Mi sembra più che ovvio, Watson. La partita è aperta. E se agiamo d'astuzia, verremo a capo di questa faccenda. Accedere a quella specie di fortezza potrebbe essere alquanto difficile, Holmes. No, non necessariamente. Va bene che ho deciso di collaborare, ma quello che mi chiede di fare è troppo rischioso. Dovrete darmi una medaglia. Va bene una riduzione della pena? Sì, ancora meglio. Speriamo solo che quei tizi si ricordino di me. Tu fai in modo che possa avvicinarmi senza dare troppo nell'occhio a quei due energumeni. Salve ragazzi! Ho parlato alla mia ragazza del vostro capo e lei vorrebbe conoscerlo. Vado a chiederglielo. Perché non gli chiede questo? E da quando sono la tua ragazza? Beh, qualcosa dovevo inventare. E ha funzionato. Coraggio, non c'è tempo da perdere. Questo è il centro nevralgico del traffico illecito di organi. Ehi, dico a lei davanti, non vedo niente, si sposti. Vuoi chiudere il becco? Avviso subito che ci mandino dei rinforzi. Non arriveranno mai in tempo. Hanno quasi finito di caricare tutte le casse. Dobbiamo agire adesso. Merci, mademoiselle. Moriarty sarà molto contento. Ora che abbiamo tutte e due le versioni del rigeneratore ematico, potremo guadagnare il doppio dai trapianti illegali. Poveri Mike e Victor. Non ho avuto modo di ringraziarli. Aspetta, Jim! Che cosa significa? Victor, tu qui! È Holmes. Dovrebbe essere congelato. Non importa, posso sempre rimediare. Guardie, aprite il fuoco! Grazie. Con il suo intervento abbiamo bruciato l'elemento sorpresa. Un momento, questo non rientrava negli accordi. Dobbiamo raggiungere il pannello di comando. Può annullare i programmi e assumere il controllo dei robot? Credo di sì. Ma come la mettiamo con Fenway? Tranquillo, a lui ci penso io. Che l'hai fatto? Se permette, le spiego io. Devo confessarvi che il vostro piano era estremamente malvagio, quasi vampiresco, persino per uno come Fenwick. Dai, fra poco vi faremo un prelievo del sangue. Usare sangue di persone indigenti per clonare organi per il mercato nero. Hanno firmato, erano consenzienti. E con questo, la clonazione degli organi umani è stata dichiarata illegale alla fine del XX secolo. E per un motivo molto valido. Quel tipo di organi ha una durata limitata. Ma voi sapevate di non rischiare una denuncia? Chi subiva il trapianto era complice nel vostro traffico illegale. L'idea di grossi guadagni con un rigeneratore ematico avanzato era troppo allettante. Così lei ha convinto la signorina Foxworth a rovinare l'amicizia tra Victor e Michael, in modo che i due si accusassero a vicenda per il furto dei rigeneratori. Signorina, ha mai amato veramente uno dei due? No, io amo solo Fenwick. Ho scelto liberamente, che sia la società a giudicare. Ed è esattamente ciò che farà. Lestrade, il reparto scientifico di Scotland Yard si occuperà di tutte queste casse. Watson, va tutto bene? No, per tutti i fulmini. Fenwick è riuscito a scappare. Fenwick! Non lasciarmi sola! Così Fenwick è fuggito. Sì, ma non andrà lontano. Abbiamo recuperato entrambi i rigeneratori rubati da Jill. Oh, magnifico. Però non ci ha ancora spiegato come ha fatto Jill a ingannare i nostri sistemi di sicurezza. Per la verità è stato molto semplice. Posso farlo anch'io, ora vi mostro. Come ha fatto? Un clone del suo pollice.
realizzato da Fenwick dopo che Jill ha accidentalmente prelevato un campione del suo sangue. Ma quindi significa che... Esatto. Jill ha anche prelevato un campione dei suoi dati genetici, rubandole un bacio d'amore. Ecco a cosa serviva l'impronta delle labbra sulla carta assorbente. Adesso mi è tutto chiaro. Diceva bene, avevamo la risposta sotto il naso e da parecchio tempo. Un indizio evidente, evidente come un pollice clonato. Molto divertente, Holmes. Il futuro diverso sarà, il destino cambierai.